La situazione della spending review nazionale e locale è stata al centro di un convegno della CISL e del suo comparto della funzione pubblica, alla luce anche delle decisioni adottate dall'amministrazione comunale Etnee del tavolo di confronto del prossimo 12 novembre, voluto proprio dal sindaco Stancanelli per parlare con i rappresentanti sindacali della delicata situazione del comune di Catania. Il 12 novembre il sindaco ha convocato un tavolo tecnico per parlare di spending review, vuole un confronto con i sindacati e per parlare in generale su quelli che sono i costi e i bilanci del comune. Il comune ha un debito esoso, è un momento difficile, quali le proposte del sindacato? La situazione è drammaticamente pesante perché è stata ereditata, non dimentichiamo che Catania era sull'orlo del dissesto finanziario. È altrettanto importante che si apra questo tavolo di confronto sulla spending review perché comunque il sindacato diventa protagonista insieme ai lavoratori in quella che deve essere la riorganizzazione della pubblica amministrazione. Io devo dire che in questo senso apprezziamo la sensibilità che il sindaco ha perché è il primo in Sicilia ad aprire questo tavolo e quindi spetta a noi, insieme ai nostri rappresentanti sindacali, insieme a coloro che sono gli attori quotidiani della tenuta della pubblica amministrazione nel nostro territorio, vedere come riorganizzarci, perché non dimentichiamo che il nostro obiettivo rimane quello di una riorganizzazione per migliorare il servizio alle persone e ai cittadini e vedere come risparmiare in termini economici per poi ridistribuire anche quei pezzi di risparmio che ci sono e una parte, perché no, destinarli per esempio ai servizi sociali, perché non dobbiamo dimenticare che nel nostro territorio in questo momento drammatico c'è tanta gente che soffre e ha bisogno di avere un'attenzione. Durante il convegno si è dato uno sguardo anche alla situazione nazionale perché la CISL è contraria al fatto che si tocchino i soldi della produttività e le buste paga dei lavoratori. Inoltre la CISL dice no ai nuovi esodati della previdenza e dell'assistenza. Occorre invece intervenire su altri fronti. Noi siamo convinti che si possa ottimizzare i costi, che si possa riorganizzare la pubblica amministrazione e che si possa anche razionalizzare. Non c'è solo un problema di costi della politica, c'è anche un problema della burocrazia della pubblica amministrazione, della disorganizzazione della pubblica amministrazione, per ritrovare alcune economie che possono andare ad incentivi del personale, ma soprattutto al sostegno di quei servizi ai nostri cittadini che rischiamo come cittadini di trovarci tagliati se non compartecipiamo con ulteriori risorse e con ulteriori tasse. Quindi la CISL vuole fare questo, non colpire sempre i pensionati e il lavoro dipendente, provare dentro la pubblica amministrazione a organizzare meglio facendola costare meno, anche attraverso comunque un abbattimento di quei costi inutili, anche quelli della politica, che oggi purtroppo sono ancora troppi in questo paese.